Taranto fa suo il derby contro il Foggia ed espugna uno Zaccheria rimasto a porte chiuse per la circostanza con il punteggio di 1-2. Una doppietta di Canutè rovina l'esordio di Coletti sulla panchina rossonera e consente a Capuano di portare a casa il primo successo in carriera in terra foggiana. Gli ionici si sono quota 36 punti consolidando la loro quinta posizione in classifica. I Satanelli invece restano ai margini della zona playoff a quota 25. In cronaca, la prima mezz'ora è tutta di marca ospite. Al minuto 4 Canutè va via bene sulla destra e mette al centro un cioccolatino per Bifurco che con la testa da due passi spedisce clamorosamente al lato. Trascorre qualche secondo, però ai padroni di casa va meno bene. Palla ingenua persa in uscita, ne approfitta lo stesso Canutè che recupera palla al limite dell'area e insacca a tu per tu con Nobile. Nella rete che porta avanti gli ionici che non si fermano e continuano a macinare calcio, inevitabile al minuto 29 arriva a quel punto il raddoppio. Protagonista ancora una volta Canutè, abile a pescare il Gioia, porta praticamente sguarnita dopo una respinta corta di Nobile su conclusione dal limite di Bifulco. 0-2 e padroni di casa che a quel punto hanno un moto d'orgoglio che si traduce nel gol che accorcia le distanze. I rossoneri ripartono in contropiede con Tonin che, lanciato in profondità, si beve un avversario con una finta e calcia debolmente addosso a Vannucchi. Sulla respinta di quest'ultimo, il primo ad arrivare lo stesso Tonin che a quel punto non può sbagliare. È il minuto 35 e la contesa si riapre, a tal punto che 6 minuti dopo, per poco, i Satanelli non la riportano in parità. Nella ripresa, all'occasione più degna di nota, la costruiscono i rossoblù con Mastro Monaco che al minuto 57 raccoglie un pallone allontanato dalla difesa foggiana e dal limite strozza troppo il suo destro. Il tutto prima dell'ultimissima chance capitata sul mancino di Romano al minuto 89. Pallone di poco alto sopra la traversa dopo una soluzione potente dal limite. Termina così, dopo 5 minuti di recupero, la festa è tutta di marca rossoblù.